formazioni che, come vedete, rientrano in campo. Dunque, nuovamente buon pomeriggio da Caltagirone, campo di gioco. Pino, buongiorno. Si tratta ovviamente di Caltagirone e Scordia in questo derby del Calatino relativo alla quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B 0-0, il parziale dopo la prima frazione. Come detto in chiusura della stessa, una ghiotta occasione gol per parte per Talotta al quindicesimo, per Ascia al diciannovesimo. Non mi pare ci siano state sostituzioni in nessuna delle due squadre che rientrano con gli stessi medesimi che hanno iniziato la partita. Partita che, come dicevamo, è iniziata in salita in un certo senso per la formazione di Mister Buoncompagni, particolarmente rimaneggiata con anche giocatori in campo non al meglio delle loro condizioni fisiche. E parliamo di Ruscica, di Commendatore, insomma, non al top. Tutto pronto, mi pare, per il calcio d'inizio di questa ripresa. Abbiamo azzerato il nostro di cronometro e lo faremo partire insieme a quello del direttore di gara, il signor De Caro, della sezione arbitrale di Agrigento. Dunque, partiti per la ripresa. Battere il calcio d'inizio è stato lo Scordia, la palla è recuperata bene da Lupica che mette nel movimento Floridia, Floridia che a grandi falcate guadagna la tre quarti avversaria, si sovrappone anche su Sò, cerca di accentrarsi, Floridia ancora una volta un attimino egoistica, si fa soffiare via la palla da Zumbo, riparte l'azione dello Scordia con questo rilancio a centrocampo, colpisce di testa Nassi, il rimpallo che favorisce Truglio, Truglio che si porta ai 30 metri, si allarga sulla sinistra dove si sovrappone, riceve Talotta, parte il cross a centro aria, c'è spazio, attenzione per Provenzano che tira e mette in gol. 30 secondi esatti di gioco nel corso di questo secondo tempo ed ecco che lo Scordia è già in vantaggio, lasciato tutto solo nei 16 metri avversari, il numero 4 Provenzano, ottimamente servito da questo cross di Talotta, non lascia scampo all'incolpevole Polessi che si vede infatti trafiggere rasoterra alla destra della propria porta. Dunque ribadiamo 30 secondi di gioco, quindi primo minuto in corso della ripresa, cambia il parziale qui al Pino Buongiorno, Caltagirone 0 Scordia 1, gol di Provenzano. Dunque c'è qualche responsabilità, si riprende intanto a giocare della retroguardia calatina in questa circostanza, cerca di canciare il pallone Bevilacqua, viene fermato ancora da Talotta, rimpallo che favorisce Lupica, Lupica viene contratto e fermato da Gotino e scaraventa la palla in fallo laterale, c'è rimessa dunque in attacco per i biancorossi, si va a portare Bartoluccio sul punto di battuta, indirizza su Sussò che ferma il pallone col sinistro, salta un avversario ma non il secondo. Si tratta di Zumbo che lo ferma ancora in out, altra rimessa biancorossa, ancora Bartoluccio a lanciare in avanti a cercare Lupica, respinge la difesa in seconda battuta con Provenzano, la palla a centrocampo viene fermata molto bene da Nassi, Nassi a tenere in forza, si ritrova nella corrente Truglio, adesso a grandi falcate sulla destra, si ripropone, riceve Campagna, Campagna che si accentra, riesce a servire ancora Truglio, quindi Zumbo recuperano posizione biancorossi, a pieno organico però lo Scordia in attacco con Truglio che si vola sulla destra, cerca di fermarlo su Sò, gli tocca in qualche modo la palla che finisce al di là della linea laterale, c'è dunque rimessa in attacco a favore dello Scordia. È Campagna che si incarica della battuta di questa rimessa laterale alta, è servito Truglio, Truglio difende molto bene il possesso della palla, si incune in aria, lo va a fermare Genovese ma riparla, attenzione che favorisce Campagna, è difettoso il suo controllo, si trascina la palla al di là della linea di fondocampo e quindi sfuma questa azione offensiva dello Scordia che ribadiamo dopo esattamente 30 secondi si è portato in vantaggio grazie al gol di Provenzano, ovviamente servito dalla sinistra da un traversone di Talotta, colpevole qui la retroguardia calatina a lasciare tutto solo il numero 4, ma attenzione a Sussò che si districa bene fra due avversari, riesce a servire Genovese,
pressing alto dello Scordia. Iannizzotto mette in movimento ancora Sussò per il vicino commentatore, attaccato da Zumbo. Pressing asfissiante di Zumbo che gli ruba palla all'avversario. Dunque riconquista la sfera la formazione della Sassuolo con Provenzano. Provenzano si porta 20 metri, carica ancora il destro, lo va a impattare Genovese e poi il secondo gol di sinistro al volo di Talotta. 1-2, micidiale dello Scordia che dunque trafigge ancora la retroguardia calatina, sembrata ancora una volta un attimino troppo statica nei 16 metri, permettendo agli avanti rosso-azzurri di trovare lo spazio e la condizione di tirare. Stavolta in maniera implacabile lo hanno fatto con il numero 7 Talotta, che con un preciso diagonale al volo di sinistro ha insaccato nell'angolino basso alla sinistra di Polessi. Dunque minuti di gioco che adesso in questo istante sono 4, raddoppio micidiale 1-2 nell'arco di 3 minuti, Caltagirone 0, Scordia 2, mentre vediamo il primo cartellino giallo estratto dal direttore di gara all'indirizzo, cercheremo di capire di chi, probabilmente di Godino, ammonito forse per, non lo so, Talotta, mi suggerisce il collega Gugliara, per essersi tolto la maglietta. È un Caltagirone fino a questo momento irriconoscibile in questo avvio di riprese rispetto a quello che invece ha dimostrato nel corso del primo tempo, quando ha tenuto testa, come meglio non ci potevamo aspettare, al fortissimo e quotato Scordia. Adesso due incertezze a centrocampo hanno innescato le azioni pericolose, micidiali, insidiose dello Scordia, che è andato in gol prima con Provenzano, 3 minuti dopo con Talotta. Si riprende a giocare Floridia, Ruscica, Bartoluccio, Lupica di prima, trova la deviazione di Talotta in out, rimessa biancorossa, va velocemente a portarsi Bartoluccio, la sponda buona di Ascia, ancora Bartoluccio. Bartoluccio cerca di accentrarsi, serve Lupica che non aggancia bene, poi interrompe l'azione offensiva per un attimo Bartoluccio, ripartenza veloce, attenzione dello Scordia, la finta buona di Nassi che non riesce di fatto però a innescare Gambino, che non può raggiungere la palla che si spegne in fallo laterale, rimessa biancorossa, ancora Bartoluccio. E adesso si fa veramente molto molto dura per il Caltagirone. La palla non passa, poi rompe Ascia, batte ribatti a centrocampo, la palla è preda dei rossoazzurri con Nassi che cerca di mettere ordine, lo fa bene, domando il pallone, mettendolo a terra, servendolo a Truglio, di prima indietro Russello. Pressing di Ascia, il lancio di Russello, controllato di testa da Genovese, in seconda battuta allontana Iannizzotto, la palla toccata molto bene di testa da Sussò, che va via alla guardia di Zumbo, porta palla il numero 8 verso la trequarti avversaria, ancora Sussò, subito raddoppiato, ottima l'apertura sinistra per la corrente Floridia, Floridia punta l'avversario, serie di finte, cerca di accentrarsi il numero 10, Floridia è costretto ad allontanarsi, poi il rimpallo che favorisce Lupica, sventagliata a sinistra, non ci può arrivare Iannizzotto, la palla è troppo lunga e finisce in fallo laterale. Insiste sempre un po' troppo Floridia a tenere palla tra i piedi, è certamente un giocatore dalle doti tecniche molto importanti, ma talvolta potrebbe chiedere l'1-2. Intanto la rimessa effettuata su Zumbo, quindi Campagna mette in movimento Russello e quindi D'Angelo. Zumbo, il pressing di commendatore, il servizio per Talotta, braccato, si trascina la palla in fallo laterale, il numero 7 autore del gol al raddoppio dei rosso-azzurri. Pronto Bartoluccio sul punto di battuta, servito capitan Ruscica, servizio centrale nella zona di Iannizzotto che cede per Genovese, sventagliata a sinistra, chiama allo scatto Floridia, ma è un po' troppo centrale questo lancio, facilmente controllato da Valenti. Con calma adesso l'estremo difensore dello Scordia riconquista la palla con le mani e si coordina per effettuare il lungo rilancio. Guadagna secondi preziosi, si porta la palla fuori e calcia verso la tre quarti avversaria.
Sfiora di testa Bartoluccio, la palla è riconquistata da Gambino, resta d'attacco dunque la formazione ospite, Gambino in posizione di ala, attaccato da Roscic, la palla finisce fuori, ultimo tocco del rosso azzurro, c'è semplice rimessa da fondo campo a favore del Caltagirone. Tutto questo, gentili ascoltatori, esattamente dopo 8 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, parziale già cambiato due volte, Caltagirone 0, Scordia 2. Genovese. Il lungo lancio verso la tre quarti, zona dove non ci sono compagni, con calma D'Angelo blocca e rilancia in avanti, sfiora col petto, poi doma il pallone Capitan Ruscica, serve Genovese, quindi Iannizzotto di prima verso la zona di Ascia che riesce a toccare di palla, poi il tocco di Iannizzotto, difende la rimessa laterale con tanta astuzia Campagna, che è uno dei due giocatori juniores in seno alla formazione guidata da mister Pensabene, classe 98 Campagna, che adesso rimette in gioco la testa di Genovese, la palla è recuperata bene da Susso, la stoppa, la mette a terra in un nugolo di avversari, ne mantiene il possesso e poi toccato sul piede d'appoggio viene scaraventato a terra da Gambino, l'arbitro interviene e segna punizione a favore del Caltagirone. È stato un buon Susso fino a questo momento, a differenza delle ultime apparizioni, oggi ha giocato bene. Parte il lancio in aria, la testa a mettere fuori di D'Angelo, il tocco di Lupica, pallone ancora al limite, di testa allontanato da D'Angelo, quindi la sponda di Provenzano, il recupero ottimo di Susso, servizio su Bevilacqua, mette ordine il giovane centrocampista calatino chiamando in causa Capitan Ruscica, Bartoluccio, si fa vedere vicino a lui ma viene servito come datore, poi rompe D'Angelo che anticipa tutti alzando questo campanile, doma il pallone o tenta di farlo se non altro Gambino, gli toglie via la palla Bartoluccio ma c'è il fallo di Gambino, l'arbitro ferma nuovamente l'azione, Gambino che sembrava aver subito il fallo ma l'arbitro di opinione opposta e assegna punizione a favore dei biancorossi, mentre scocca il decimo della ripresa. Batte corto Capitano Ruscicca sul vicino compagno di reparto Genovese. Il lancio lungo di Genovese a cercare lo scatto di Bevilacqua, anticipato molto bene da Godino. Batte ribatte, attenzione alla palla nella zona di Nassi. Nassi corpo a corpo con Genovese, commette fallo l'attaccante numero 9 rosso azzurro. Ed ecco accordata la punizione a favore del Caltagirone. Già battuta sui piedi di Capitan Ruscica, la sponda di Commendatore. Ancora Ruscicca all'impostazione, alza la testa, guarda la disposizione, tocca per il vicino Bartoluccio. Il servizio, la sponda di Lupica imprecisa, rimpallo che favorisce comunque Bartoluccio, serie di finte, Ruscicca in mezzo per Commendatore sul proprio pressato da due avversari, viene pure stratonato e messo a terra il giovane centrocampista, punizione accordata ancora a favore del Caltagirone, ancora Genovese, subito la sventagliata a sinistra nella zona di Florida, di prima a cercare di innescare la corsa di Iannizzotto, ma c'è la tempestiva uscita di Valenti che fa suo il pallone. Con calma il portiere dello Scordia si porta il pallone fuori dai 16 metri e calcia lungo verso la tre quarti avversaria nella zona del solito Nassi che colpisce d'estasi al pallone che si impenna nella zona di Provenzano che la toma, la mette a terra, serve ancora Nassi di prima a fare la sponda su Talotta, risulta un attimino lungo il passaggio che finisce, fa crambolare la palla direttamente in fallo laterale, la rimessa è calatina, c'è Bartoluccio già pronto a battere la stessa. Indirizza nella zona di Susso che colpisce di testa, rimpallo che favorisce, attenzione ai rossazzurri, ancora incertezza difensiva dei biancorossi, pericolosamente lo Scordia in avanti, la palla che crambola nella zona di Campagna, parte il cross di petto, lo doma il pallone, lo mette a terra Genovese, Iannizzotto, Genovese, invita la calma, il lungo rilancio verso la linea centrale, la testa di Russo è anticipata, il di tacco qua aggancia Ascia, poi la palla corpo a corpo, strattonato Floridia, viene fermato, e l'arbitro mette mani al taschino per ammonire il centrale difensivo Russello. Si era ripreso intanto a giocare ma l'arbitro non aveva ancora fatto riprendere l'operazione di gioco perché aveva, come avevo già visto, il cartellino in mano per ammonire il difensore Russello. Due fino a questo momento le ammonizioni, Talotta per essersi tolto dalla maglietta in occasione dell'esultanza dopo il gol del raddoppio e adesso il difensore centrale Russello per il fallo commesso prima ai danni di Floridia. Eccolo ammonito in questo momento. Vi ricordo che l'arbitro dell'incontro è il signor Cristoforo De Caro della sezione di Agrigento, assistito da Walter Ciaccia e Camille Raineri di quella di Palermo.
Dunque avanza compatta nella circostanza la formazione biancorossa a ridosso dei 16 metri avversari, piazzato vicino al pallone c'è Floridia, vicino a lui anche leggermente, come vedete, spostato a destra il numero 7 Commendatore. Darman forte in avanti è andato anche il centrale difensivo genovese. Mentre vediamo che mister Buoncompagni effettua la prima sostituzione, prego appunto, e lo fa puntualmente Felice Privitera, di inquadrare il neo entrato Marco Lanza, che dunque prende il posto di Sebi Lupica. Subito si va a portare ovviamente in avanti anche Marco Lanza. Si muove lungo la linea dell'area di rigore, molto alta come sempre la difesa dello Scordia. Tre uomini vanno a formare la barriera, disturbata tra virgolette da Sussò. Il destro di Floridia esce, chiama palla, con sicurezza la fa sua Valenti. Nulla di fatto. Lungo rilancio ancora, in avanti. È in anticipo Iannizzotto che rilancia, aggancia e tocca male però Russello, che devia la palla in fallo laterale. Rimessa a favore del Caltagirone, già pronto Iannizzotto sul punto di battuta, indirizza nella zona di Floridia, il colpo di testa è di Sussò, aggancio buono di Floridia che cerca di servire il vicino Ascia, Ascia allarga bene sulla destra per lo smarcato Lanza, che riesce a trovare il varco per la battuta, trova anche la deviazione dell'avversario, si impegna Valenti per mantenere la palla in campo, non vi riesce, la palla finisce in calcio d'angolo, è il corner numero 3 a favore del Caltagirone. Tre ne ha battuti anche lo Scordia. È pronto dalla lunetta il solito Floridia. In lunga rincorsa il cross largo, troppo largo per tutti, e la palla è preda di Campagna che la rilancia lunga. Attenzione, contropiede pericoloso dello Scordia, si invola sulla palla Campagna. Campagna va in dribbling aereo su Iannizzotto, va a chiudere o tenta di farlo, se non ha Bevilacqua, poi ci mette una pezza Commendatore, ma ha commesso nel contempo fallo Campagna. L'arbitro se ne avvede e comanda punizione, già battuta, corta da Commendatore, mette in movimento Capitano Lucia. Apertura a destra dove c'è lo smarcato, è ottima la sua giocata di Floridia che mette in movimento Bevilacqua, Bevilacqua fermato in tackle Dago che si rifugia in fallo laterale. Rimessa dunque in attacco a favore del Caltagirone, che adesso tenta di premere sull'acceleratore nel difficilissimo tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro. È pronto Bartoluccio sul punto di battuta, lancia la palla, il tocco è buono di Ascia, la palla è in aria per Bevilacqua che cerca di mantenerla lì, poi in qualche modo viene raddoppiato e fermato, riconquista palla dunque lo Scordia che va alla ripartenza, e poi il fallo di Commendatore credo su Provenzano. Interviene l'arbitro e c'è cartellino giallo anche all'indirizzo del centrocampista del Caltagirone, ribadiamo, Commendatore ammonito. Dunque, prima azione pericolosa che ha visto il neo entrato Marco Lanza, ha servito a destra, è entrato in area, ha cercato il varco per la battuta, ma è stato bravissimo un difensore in extremis a deviare la palla in corner. Intanto è D'Angelo che si incarica della battuta di questo piazzato a favore dello Scordia. Quando è già scoccato il sedicesimo della ripresa, lungo lancio verso la tre quarti avversaria, la testa di Bartoluccio, la palla in acrobazia, colpita bene da Bevilacqua, in avanti c'è l'anticipo di D'Angelo, non ci arriva Zumbo, la palla si spegne in out, rimessa a favore del Caltagirone. Pronto ancora Bartoluccio da quelle parti per la rimessa laterale, si fa vedere Sussò. Preferisce lanciare lungo nella zona di Lanza che fa buona la sponda per Ascia, apertura a sinistra, lo scatto di Floridia, Floridia arriva sul pallone, lo mantiene in campo e attaccato da Campagna, Floridia, il cross in aria, la palla che attraversa tutto lo specchio dell'area stessa, la recupera molto bene Bovilacqua, dall'altra parte tentativo di cross, ancora imbrigliato il suo lancio dai difensori molto attenti dello Scordia che liberano i 16 metri, a centrocampo recupera però il Caltagirone con Genovese che mette in movimento Iannizzotto, Iannizzotto allarga bene sulla sinistra per Floridia, Floridia ancora sulla sinistra per lo scatto di Iannizzotto, va a chiudere Russello, Iannizzotto cerca di mantenere la palla in campo, favorito il rimpallo, poi Russello si rifugia in fallo laterale. Resta dunque l'attacco, il Caltagirone, rimessa già effettuata, Commendatore, Commendatore mette in movimento Floridia, Floridia serie di finte, lo tocca il pallone stavolta il numero 8 Truglio, trova peraltro fortuitamente la deviazione dell'avversario e guadagna lo Scordia un'importante rimessa laterale tra le protesta però dei giocatori in casacca nera, ovvero quelli del Caltagirone che non avevano ravvisato questa deviazione. E adesso vediamo un po', il signor De Caro richiama Floridia, che viene dunque redarguito, una sorta di avviso preammonizione, se vogliamo così tradurre. Intanto è pronto Campagna per la rimessa a favore dello Scordia.
lunga rincorsa, lungo lancio in avanti, sfiora di testa su sola, palla recuperata da Genovese, Genovese allarga sulla destra dove c'è Bartoluccio, Bartoluccio ferma il pallone, Bartoluccio va in dribbling pericolosamente sul temibile Gambino ed ecco Ruscica rifugiarsi tra i piedi di Polessi. Polessi ancora per Ruscica, sempre il pressing attento degli attaccanti rosso-azzurri, poi spizzica bene di testa Lanza, tenta la volata Bevilacqua, fermato in out ancora da un attento Godino, rimessa in attacco per il Caltagirone, è pronto lo stesso Lanza sul punto di battuta, indirizza sulla corrente Bartoluccio che fa da sponda, ancora Lanza, non aggancia il pallone, poi per un attimo lo recupera, glielo soffia via Provenzano. Ultimo tocco dei biancorossi in out, la rimessa è a favore dello Scordia. I minuti sono 18, 40 sono i secondi, attenzione c'è cartellino giallo all'indirizzo di Provenzano, quarta ammonizione del match dopo Russello e Talotta, sul taccuino dell'arbitro finisce anche il giocatore Provenzano, autore del gol dell'1-0. Dunque si dovrebbe riprendere il gioco con la rimessa a favore dello Scordia, è pronto Godino sul punto di battuta, ma l'arbitro giustamente ha prima annotato la sanzione disciplinare sul proprio taccuino e adesso comanda la ripresa del gioco. La testa di Bevilacqua, la palla colpita da Truglio, batte ribatti e hanno la meglio i biancorossi con Bevilacqua che cerca di servire, Lanza in qualche modo fermato da Angelo, ma il rimpallo che favorisce nel sotto, resta in attacco il calcio. Si coordina per il cross, lo finta Iannizzotto, poi attende rinforzi, li trova nella corrente commendatore, l'apertura in aria, c'è lo scatto di Bevilacqua che raggiunge la palla, il tiro sul primo palo respinto da un attento Valenti, recupera palla ancora il giovane Bevilacqua, il cross in mezzo con presa sicura e plastica, fa su il pallone sempre un attentissimo Valenti che ha tolto le castagne dal fuoco dalla insidiosissima battuta ravvicinata sia pure da posizione decentrata del giovane centrocampista Bevilacqua che ha severamente impegnato sul primo palo il portiere rosso-azzurro. Tutto questo, gentili ascoltatori, è esattamente al 20° dalla ripresa con il Caltagirone che dunque ha sfiorato il gol che avrebbe potuto dimezzare le distanze. È ancora a terra però l'estremo difensore dello Scordia che credo sia caduto male in occasione del traversone sul quale stava cercando di intervenire Marco Lanza. Si rialza comunque il numero 22 della formazione guidata da mister Andrea Pensabene. È senz'altro lodevole comunque l'impegno che gli uomini di mister Buoncompagni stanno mettendo in campo, mentre c'è stata un'altra sostituzione, è uscito credo Genovese, è uscito Genovese, un po' mi sorprende questa sostituzione, ed è entrato Conti, intanto la rimessa è effettuata, la palla è nella zona del solito Nassi, la palla è domata da Talotta, Talotta che punta verso l'area avversaria, si porta 20 metri, è costretto un attimino a decentrarsi chiamando in causa Truglio, poi parte il traversone di Provenzano sul secondo palo, si avventa Campagna, Campagna corpo a corpo con Iannizzotto, ultimo tocco del rosso-azzurro e c'è semplice rimessa da fondo campo a favore del Caltagirone. Dunque ribadiamo, altra sostituzione tra le file del Caltagirone, è uscito il centrale difensivo Genovese ed è stato sostituito da Conti che non abbiamo ancora visto all'opera, questo dovrebbe essere se non erro il suo esordio nel campionato di eccellenza. Il rilancio intanto di Polessi verso la metà campo, colpo di testa di Susso, tenta di controllare la palla il solito Floridia che viene attaccato, c'è la deviazione di Susso in out, rimessa a favore dello Scordia. Rimessa di Campagna, cercare Gambino, Gambino sulla porta dove il pallone controlla molto bene ancora Campagna, il tocco di Truglio, batte ribatte, hanno la meglio biancorossi con Conti che tocca il sovrapallone di testa, poi quest'altro colpo di testa di Iannizzotto, strattonato da Gambino e c'è calcio di punizione per i biancorossi, capitano Ruscica, ancora Iannizzotto. Lungo lancio a cercare lo scatto di Marco Lanza che aggredisce lo spazio molto bene,
ma si alza, si ha pure con un secondo di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare l'offside della solito attaccante calatino. Intanto il lungo rilancio al limite, la testa di Bartoluccio, quest'altra di Commendatore, e poi il fallo su Zumbo spinto da Tergo induce l'arbitro ad assegnare punizione a favore dello Scordia. Battuta a sorpresa la punizione, ma l'arbitro dice che bisogna attendere il suo fischio. Quasi 30 metri dalla porta difesa da Polessi, sul punto di battuta Provenzano e Zumbo, vediamo chi tra i due batterà verso la porta del caltagirone, tre uomini soltanto in barriera. Il fischio dell'arbitro, il destro di Provenzano che cerca la porta, non la trova, la palla è alta. Non l'avevi fatto. Quasi 25 i minuti nel corso di questo secondo tempo, ricordo sempre il parziale, caltagirone 0, Scordia 2. Mentre è pronto a fare il suo ingresso in campo secondo, come vedete con la casacca numero 15, vediamo qual è il giocatore che Buoncompagni sta richiamando in panchina. Esce il giovane Bevilacqua. Quindi secondo per Bevilacqua. Pronto intanto col suo sinistro Polessi a rimettere in gioco il pallone calciandolo verso la linea centrale, colpisce di Susso, poi Lanza, poi Russello, pallone che si impenna, la lascia rimbalzare Susso, ma nel frattempo è stato commesso fallo dai rossoazzurri, ha segnato un calcio di punizione a favore del caltagirone, si va a portare Commendatore sul punto di battuta, allarga su Bartoluccio, quindi Conti non favorito al rimpallo, De Truglio molto bravo a recuperare la palla per il rossoazzurro, ma attenzione, incespica un attimino, fermato da Conti, c'è questo disimpegno malconcio di D'Angelo direttamente in fallo d'area, rimessa già effettuata indietro a beneficio di Bartoluccio, subito pressato, la lancia in mezzo, tenta di controllarla, attenzione, fanno sempre pressing molto insidioso quelli dello Scordia che rubano palla con Truglio, parte il lancio per lo scatto di Gambino che si allarga a destra, adesso attaccato da Capitan Ruscic, la palla finisce a fondo campo, l'arbitro dice che l'ultimo tocco è rosso-azzurro e assegna semplice rimessa dal fondo a favore del caltagirone. Pronto Polessi. Calcio a lungo Polessi verso la linea centrale, sfiora di testa Lanza, la palla che schizza indietro viene in qualche modo colpita da Godino che alza questo campanile verso la tre quarti avversaria per il nuovo tentativo del Marau e poi il fallo ai suoi danni, dice l'arbitro, commesso da Capitan Ruscica ed ecco accordato un calcio di punizione da posizione sicuramente invitante per i tanti specialisti che si trovano in seno alla formazione dello Scordia, anche se la distanza è importante, circa 30 metri. Misura la distanza il direttore di gara che dovrà rispettare la barriera che si va a formare dinanzi al pallone in occasione di questo calcio di punizione. Vicino alla palla c'è anche il neo entrato El Marui insieme al solito Zumbo e al solito tra virgolette Provenzano. La posizione è sicuramente più centrale stavolta, dunque barriera che viene fatta posizionare proprio all'altezza della lunetta d'area, quindi sono esattamente 29 metri che separano il punto di battuta dalla porta difesa da Polessi. Il fischio dell'arbitro, il destro di Provenzano in aria, la testa di Annizzotto, quella di Ruscica, palla che viene rincorsa da un caparbio e sempre attento El Marui che non ha la meglio sul Annizzotto che controlla il pallone, cerca di girarsi Annizzotto, il pressing sempre asfissiante degli avversari, il rilancio di Ascia, la palla fermata bene da Susso, Susso che mette in movimento, ottima la sponda di Conti, Conti che serve la corrente Floridia, parte il lancio, c'è lo scatto di Conti, Conti deve uscire Valenti, lo tocca la palla con un braccio e c'è calcio di punizione, fallo forse da ultimo uomo, vediamo un po' cosa decide l'arbitro, vediamo un po', protestano i giocatori in campo.
Intanto ci sarà certamente calcio di punizione a favore del Caltagirone, potrebbe anche essere interpretato come fallo da ultimo uomo, quello di Mani commesso dall'estremo difensore rossazzurro uscito fuori dai 16 metri avversari. Ci sono vivaci proteste, l'arbitro ha intenzione di prendere una decisione disciplinare, vediamo un po' se giallo o rosso, vediamo un po', si avvicina, il cartellino è giallo. E infatti i colleghi giustamente dicono era visto praticamente l'ultimo, perché era chiaramente l'ultimo della propria difesa, l'estremo difensore Valenti, che precipitosamente ha abbandonato i 16 metri per andare a chiudere colpendo non so quanto volontariamente o forse fortuitamente la palla con il braccio sinistro. L'arbitro comunque ha visto bene per assegnare la punizione a favore del Caltagirone, ma poteva probabilmente starci anche il cartellino rosso. Attenzione intanto, è pronto Floridia sul punto di battuta, tutto il Caltagirone all'arrembaggio dei 16 metri avversari, ci sono quattro uomini in barriera, vediamo se Floridia mirerà verso la porta avversaria o tenterà il cross. Tutti attenti, il fischio dell'arbitro, il destro di Floridia è in porta, blocca con sicurezza. Un ottimo Valenti che si è sempre ben disimpegnato fino a questo momento, sicuramente tra i migliori in campo nella formazione di Mister Pensabene. Nulla di fatto, scocca in questo momento la mezz'ora della ripresa, rimane mutato il parziale rispetto a 25 minuti fa, ovvero Caltagirone 0, Scordia 2. Il lungo rilancio colpito da Secondo che tocca sul primo pallone, poi colpisce a sua volta Provenzano indirizzando direttamente tra le braccia di Nicola Polessi. La gioca corta su Capitan Ruscica. Quindi di prima a Secondo, la palla che schizza, favorito al rimpallo Lanza che tenta un preziosismo, tenta l'incursione il giovane Conti, fermata dai difensori che rilanciano ancora con questo campanile di Valenti, la palla domata da Gambino, mette ordine alla manovra adesso Provenzano per lo Scordia che si rifugia in Godino, rilancio verso la tre quarti, la sponda buona di Gambino, attenzione, azione pericolosa dello Scordia, Talotta però viene fermato da questo ottimo disimpegno difensivo di Bartoluccio che trova però nella sua strada il Zumbo e poi commendatore fra due avversari, viene fermato velocemente, interviene l'arbitro per assegnare punizione a favore del Caltagirone. Ruscica su Bartoluccio, commendatore allarga bene su Secondo in posizione alla destra, porta palla in avanti il giocatore, parte il cross in aria, lo ferma molto bene D'Angelo, rimpallo che fuorisce ancora Secondo però non aggancia il pallone, fermato da Talotta, Talotta cerca di far partire il veloce contropiede interrotto da un provvidenziale intervento di commendatore che si rifugia in fallo laterale. Va per la rimessa in gioco Godino. Scavalcato dal pallone Gambino che ha pure commesso fallo su commendatore, comandato il calcio di punizione a favore del Caltagirone. È un Caltagirone che sicuramente ha giocato bene, considerate le defiance tecniche che ha dovuto registrare, formazione inedita messa in campo da Mister Boncompagni, ha tenuto testa al più quotato Scordia che però è stato molto abile nello sfruttare due piccole incertezze difensive proprio a inizio di ripresa, pronti via dopo 30 secondi il gol vantaggio di Provenzano, lasciato tutto solo in aria. Tre minuti dopo, al quarto, il raddoppio firmato da Talotta. Mentre vediamo che Mister Pensabene sta per operare la sua seconda sostituzione, abbandona il rettangolo di gioco il numero 7 Talotta, vediamo chi è il compagno che prende il suo posto. Non riesco... Mi suggerisce Felice Privitera che dovrebbe trattarsi del numero 16, quindi di Parisi, classe 2000, dunque Parisi per Talotta. Intanto la palla viene riconquistata da Floridia, si allarga a sinistra, lo rincorre Truglio, riesce a servire Marco Lanza, finito però al di là dei difensori, dice l'arbitro, su segnalazione dell'assistente. E sfuma questa manovra offensiva del Caltagirone. Punizione a favore dello Scordia, si incarica della battuta il portiere Valenti. Il suo sinistro lungo verso la tre quarti avversaria, al volo colpisce male Bartoluccio ma in qualche modo fa suo il pallone Polessi prima che oltrepassi la linea che delimita l'area. Ruscica. Bartoluccio, Ruscica,
pressing alto di El Maroui. Polessi a chiamare in causa ancora Bartoluccio, sempre pressing di El Maroui, favorito al rimpallo Bartoluccio, svirgola il disimpegno, la palla in qualche modo giunge nella zona di Iannizzotto che con eleganza lo stoppa il pallone, la sponda di Comendatore, il lancio a destra per Secondo, la sponda è precisa per Conti, quindi Comendatore gioca bene adesso con ordine il caltagirone. Floridia appena organico e Biancorossi nella tre quarti avversaria, il servizio per l'inserimento a sinistra di Iannizzotto, Iannizzotto cerca un varco per il cross, cede invece per Floridia, Floridia serie di finta, va in dribbling, salta un avversario, poi un secondo, ancora Floridia e poi il rimpallo che favorisce l'uscita tempestiva del solito e attento Valenti. Suma ancora una volta l'azione offensiva dei biancorossi. Con calma Valenti porta fuori il pallone dai 16 metri e lo rilancia lunghissimo. Lo scatto di Gambino, rincorso da Iannizzotto. Gambino si allarga a destra in posizione di ala, punta l'avversario, Iannizzotto lo va a fermare molto bene. Iannizzotto cerca di difendere il possesso palla, pressato, disimpegna bene su Capitan Ruscica, quindi Comendatore può ripartire col taggirone, esterno destro, la sponda buona di Conti, il verticale che non passa, fermato da Russello, lo stop di petto, in qualche modo fa su il pallone Ruscica, braccato falosamente dal Maroui, punizione già battuta, Comendatore subito a destra a cercare lo scatto di Lanza, fermato il rimpallo che favorisce Asce che carica il sinistro, era un attimino sì fuori dai propri pali Valenti, ma non ha mirato bene Asce e la palla è finita molto alta sulla porta avversaria, nulla di fatto. 36esimo in corso di questa ripresa, parziale che non si schioda dallo 0-2 iniziale del secondo tempo. Con calma il portiere dello Scordia Valenti per la rimessa da fondo campo. Il suo solito sinistro lungo verso la tre quarti, la testa di Secondo nella zona di Zumbo che devia in out, rimessa biancorossa. Mentre vediamo è pronta un'altra sostituzione tra le fila dello Scordia, esce il numero 11 Gambino, rilevato dal 17 Desi. Si riprende a giocare la rimessa effettuata da Bartoluccio, la sponda di Conti, poi Bartoluccio ancora, fermato il suo lancio dal sempre attento Truglio, quindi tocca uno dei suoi primi palloni Parisi, che si trascina però la palla in fallo laterale, c'è rimessa in attacco per i biancorossi. Ammonito intanto, se non erro, Godino. Sono 5 fino a questo momento gli ammoniti tra le fila rosso-azzurre. Intanto è pronto Bartoluccio per la rimessa laterale. La effettua su Conti, la sponda, ma è corta. Se ne impossesse il neo entrato Desi. Desi ancora per Parisi, toccato sul piede d'appoggio e quindi fermato fallosamente. L'arbitro interrompe il gioco e comanda punizione a favore dello Scordia. 38esimo in corso, dunque 8 minuti più recupero, veramente molto pochi per tentare di riequilibrare le sorti in seno alla formazione biancorossa, ma attenzione a questo servizio ottimo su Campagna, Campagna come sempre controllato da Iannizzotto, Campagna cerca la linea di fondo, punta l'avversario, non lo supera, ma rimpallo che favorisce ancora il numero 2 rosso-azzurro, poi tocca il pallone, lo stesso Godi Campagna ed ecco che l'arbitro segna semplice rimessa da fotocampo per il caltagirone, pronto per il lungo rilancio Nicola Polessi, colpisce di sinistro il pallone verso la linea centrale, la testa è quella del neo entrato Parisi che devia in fallo laterale, rimessa biancorossa
C'è pronto stavolta secondo a lanciare per la testa di Lanza quella di Ascia, rimpallo che favorisce Commendatore, ottima la giocata di Commendatore, difende bene palla il numero 7 biancorosso, apertura a destra per lo smarcato Lanza, si sovrappone secondo, ancora Lanza a servire secondo, punta l'avversario, c'è il tackle scivolato vincente se non erro di Elmarui che si rifugia in out, rimessa in attacco già effettuata, ancora in avanti parte il cross ma si alza la bandierina. Quando il traversone è partito, quello effettuato da Conti, la palla aveva già oltrepassato la linea di fondo campo, c'è dunque semplice rimessa a favore dello Scordia. Mentre scocca il 39esimo. Lungo sinistro di Valenti, la testa del Marui, la palla che schizza pericolosamente, attenzione, corpo uno contro uno, poi va a chiudere Capitan Ruscica con grande esperienza, Susso, perfezione e disimpegno, subito braccato, Iannizzotto Ruscica, subito raddoppiato, fanno pressing altissimo e con tanta veemenza agonistica i giocatori dello Scordia, punizione già battuta, Bartoluccio. Il lancio a destra a cercare Lanza che viene anticipato, quindi Provenzano mette in movimento Zumbo, ancora Provenzano, Provenzano ancora sulla sinistra per El Marui, avanza a grandi falcate, guadagna metri importanti, viene adesso contratto da secondo, il numero 15 mantiene possesso la palla, attende rinforzi, li trova nella corrente Provenzano, parte il lancio in aria, una sorta di stop a seguire del numero 16 Parisi, ribattuto il suo tiro da Ruscica, rimane in possesso la palla il giocatore Parisi, Parisi poi è costretto a uscire fuori dai 16 metri a servire El Marui, serie di finte, c'è il raddoppio adesso di Commendatore, guadagnano secondi preziosi, lo ferma Commendatore in collaborazione di secondo, quindi Conti, Conti ottima la sua giocata, lo scambio con Commendatore, Bartoluccio Commendatore, allarga il gioco sulla destra, c'è spazio adesso, lo può attaccare secondo che porta palla in avanti, va a rompere Truglio, la palla che schizza sulla corsia di destra e va a finire fuori, se non erro l'ultimo tacco è stato infatti di Truglio, c'è rimessa in attacco a favore del Caltagirone, ultima possibilità per i biancorossi. Pronto lo stesso Marco Lanza ad incaricarsi della battuta della rimessa, la fa effettua su secondo, fermato ancora una volta in fallo laterale. Adesso è secondo che si incarica della rimessa in gioco indirizzando su Commendatore, sbaglia però il controllo, può disimpegnare la difesa, la palla a centrocampo è fermata da Capitan Ruscica che subito la rilancia nella zona di Floridia, un po' corto il lancio, fermato da Campagna, poi il controllo di Zumbo, il controllo vede pericoloso, attenzione del giocatore Desi, Desi che si porta quasi a tu per tu con Ruscica in aria, va in dribbling, lo salta ancora Desi, allarga al limite pericolosamente per El Marui che paricata il suo sinistro ma non inquadra specchio la porta e la palla è a fondo campo, azione di contropiede pericolosissima dello Scordia che alla fine si è conclusa con il tiro da 16 metri effettuato da El Marui che ha di poco mandato fuori alla sinistra di Polessi. Bisogna riprendere intanto questa rimessa da fondo campo mentre scocca il 42esimo. Altra sostituzione tra le fila dello Scordia. Vediamo chi mister pensa bene sta mandando in campo. Esce intanto il numero 4 Provenzano, vi ricordo, autore del gol dell'1-0 esattamente 30 secondi dopo essere iniziato il secondo tempo. Entra Di Marco. Quindi sono già 4 le sostituzioni che ha effettuato mister Pensabene, 3 quelle di mister Buoncompagni, che peraltro ha una panchina corta. Intanto Bartoluccio allarga sulla sinistra, Iannizzotto, subito pressato, rilancio verso la metà campo, ottimo lo stop di petto di Ascia che serve Susso, Susso sempre pressato al solito Truglio, Floridia, Susso, quindi Conti, Commendatore, Ruscica, Bartoluccio, pressing a tutto campo dello Scordia, Iannizzotto, effettua il lancio al limite, la sponda di Ascia,
Lo stop di petto buono di Commendatore. Commendatore guadagna metri importanti sulla tre quarti avversaria. Riesce a servire Susso. Susso larga bene per Floridia. Floridia. Il varco è buono per Susso. Il sinistro tentato lo impatta molto bene Campagna, che ferma un'azione pericolosa del Caltagirone. Contropiede, attenzione, è tutto solo. Sin vola Desi, entra in aria, è solo davanti a Polessi. Polessi ha girato e palla in gol. Il 3-0 nel più classico dei contropiedi permette dunque al giovane numero 17 Desi di portare a 3 le marcature dello Scordia. Tutto questo, gentili ascoltatori, è esattamente allo scoccare del 44esimo. Ribadiamo, nella più classica delle azioni di contropiedi, uno contro uno, Desi contro il claudicante capitano Ruscica, viene saltato e dunque Desi, così facendo, si è potuto presentare tutto solo davanti all'incolpevole Polessi. È un risultato negativo, molto pesante, troppo pesante per come sostanzialmente comunque ha giocato oggi il Caltagirone. Intanto non ce la fa più, già ha fatto uno sforzo notevole capitano Ruscica a stare in campo quest'oggi con una infiltrazione al ginocchio e quindi è fuori, lì a terra ai bordi del campo, sostituito dal giovanissimo Di Martino che tocca il suo primo pallone. Siamo entrati in questo momento, scocca in questo momento il 90esimo nel recupero, non so se ha segnalato qualcosa l'arbitro. Intanto primo intervento difensivo di Martino che va a bloccare l'autore del terzo gol, Desi, che ha peraltro commesso fallo e c'è calcio di punizione a favore del Caltagirone. Lo batte Bartoluccio generosamente, ancora in avanti il Caltagirone, passivo troppo pesante per come ha giocato la formazione di mister Buoncompagni, e poi c'è il fallo commesso stavolta da Susso e piazzato, accordato ai rosso-azzurri. Ripeto, non so se ha segnalato il signor De Caro il tempo da recuperare in questo finale di partita. Ad ogni buon conto sono state operate 8 sostituzioni, quindi almeno 4 minuti andrebbero recuperati. Lungo rilancio in avanti, colpo di testa di secondo, quindi Lanza favorito dal rimpallo. Poi viene commesso fallo ai suoi danni dal centrale difensivo D'Angelo, punizione a favore del Caltagirone. Pronto Commendatore sul punto di battuta, allarga a destra dove c'è spazio per Iannizzotto. E parte il suo cross in aria, chiama palla e blocca con sicurezza con la solita tempestiva scelta di tempo Valenti, quindi sconvolgimento tattico, ovviamente ennesimo nel team biancorosso. Intanto rilancio lunghissimo direttamente tra le braccia del collega Polessi, difesa stravolta, infatti adesso i difensori centrali sono, anzi gioca a tre in buona sostanza. Attenzione, c'è stato scontro tra Marco Lanza e D'Angelo, faccia a faccia un po' duro tra i due, prontamente sedato dai compagni. Va a chiedere scusa a Marco Lanza, se l'è presa forse un po' troppo D'Angelo per questo intervento, colpito al volto da un braccio probabilmente di Marco Lanza, ma assolutamente involontario il contatto. Vi dicevo della difesa biancorossa che adesso praticamente gioca a tre con Bartoluccio centrale, Di Martino a sinistra e Bartoluccio e Iannizzotto a destra. Ma non desiste dall'aggredire la tre quarti avversaria allo Scordia, lo fa sempre a piano organico. Intanto un rimpallo che favorisce i rosso-azzurri con questa buona giocata di Campagna che riesce a servire Truglio per Almarui, fermato molto bene da Di Martino. Rimpallo che adesso favorisce Commendatore, quindi Susso. Iannizzotto. Secondo Iannizzotto, di prima a lanciare nella zona di Lanza, ottima la sua sponda, viene però anticipato secondo. Rimpallo che favorisce Biancorossi con Conti, che riesce a servire Commendatore. Commendatore si rifugia da Bartoluccio che allarga nella zona di Susso. Susso ferma il pallone. Parte il suo cross,
nella zona di Marco Lanza, anticipato molto bene dal solito D'Angelo, poi l'intervento difensivo di Secondo, intercetta Zumbo, rilancio a sinistra per lo scatto, attenzione se non erro del giocatore Desi, autore del terzo gol, guadagna la linea di fondo Desi, contrastato da Iannizzotto, resiste alla sua carica ancora Desi, parte il cross sotto misura, la palla che resta lì e sia pure in extremis con affanno Polessi fa suo il pallone, ma ha anche subito il fallo. L'arbitro ferma il gioco e assegna punizione a favore del Caltagirone. Sta intanto per finire il quarto minuto di recupero, non so se ne ha segnalati 4 o 5, l'arbitro si continua a giocare in una partita che ovviamente non ha più nulla da dire. I tre punti che voleva lo Scordia li ha conquistati, intanto a centrocampo la testa di Russello, poi c'è questo lancio in aria, coi piedi interviene Valenti, lo fa sempre molto bene, rilanciando verso la tre quarti avversaria. Lo stop tentato da Desi, contrastato di Iannizzotto, la meglio il numero 17 del rosso azzurro. Contrattacco adesso affidato a Di Marco. Di Marco indietro, fermato, commendatore Di Martino. Centralmente e involontariamente sull'avversario Campagna. Campagna riconquista palla pericolosamente ai 16 metri, carica il destro, si sacrifica tra virgolette in termini difensivi Bartoluccio, che evita il peggio, e poi c'è il gioco pericoloso, ma attenzione, si accende un altro duro faccia a faccia tra stavolta Conti e un avversario. Attenzione anche a Bartoluccio, corpo a corpo con un avversario, si intromette Marco Lanza. Nervosismo adesso inopportuno in questo finale di gara, non c'è motivo di esistere per come sta andando la partita, che peraltro in termini di risultato è assolutamente acquisita per lo Scordia, che certamente non dovrebbe alimentare queste situazioni di nervosismo a prescindere da chi abbia innescato la miccia. Cartellino giallo intanto all'indirizzo di, vediamo di capire, è stato ammonito Bartoluccio. Anzi, è stato ammonito Ascia e poi un altro giocatore, credo Desi. Ecco, Desi ammonito. Fioccano dunque i cartellini gialli. Per quanto riguarda la Scordia, sono 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 con Valenti, 6 cartellini per lo Scordia, 2 i biancorossi se ho ben contato, commendatore Ascia. Mancavano praticamente pochissimi secondi alla fine del match, siamo già arrivati al 97esimo. Si continua a giocare e comunque gioco stesso che riprende con il calcio di punizione a favore dello Scordia. Da posizione centrale, ancora una volta importante per tirare verso la porta difesa da Polessi. Sul punto di battuta c'è Capitan Zumbo. Siamo a circa 27 metri dalla porta avversaria. Mentre vediamo che mister pensa bene, opera la sua quinta sostituzione a disposizione. È pronto con la casacca numero 13. Scardillo a fare il suo ingresso in campo, viene richiamato fuori Campagna, quindi un 98 al posto di un altro. Con calma dunque il numero 2 della formazione rossoazzurra abbandona il rettangolo di gioco, è stato sicuramente tra i migliori in campo in seno al team allenato da mister pensa bene, il giovane numero 2 Campagna. Il sinistro del Marui si infrange sulla barriera, la palla che viene dunque recuperata da Bartoluccio, che a sua volta la rilancia lunga, e arriva di fatto il triplice fischio del signor Cristoforo De Caro a sancire la fine del derby del Calatino relativo alla stagione 2017-2018 qui sul terreno del Pino Buongiorno di Caltagirone, per quel che è stata la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Caltagirone 0, Scordia 3. Passivo assolutamente pesante per gli uomini di mister Buoncompagni, che malgrado le numerose defezioni hanno disputato un'ottima partita tenendo testa al più quotato Scordia.
Primo tempo infatti che si è concluso sullo 0-0, poi complici due autentiche disattenzioni difensive in apertura di ripresa. La prima esattamente dopo soli 30 secondi di gioco ha permesso al numero 4 Provenzano di portare in gol la formazione rossazzurra. Poi altro svarione tre minuti dopo al quarto consentiva al numero 7 Talotta di raddoppiare. E malgrado i tanti sforzi volenterosi della formazione di casa, non sono di fatto mai riusciti a tirare pericolosamente verso la porta avversaria, tranne in una circostanza nel primo tempo con Ascia e nella ripresa con Bevilacqua al 20. Poi allo scadere di tempo regolamentare, esattamente al 44, il più classico dei contropiedi ha permesso al neo entrato Desi di presentarsi tutto solo dinanzi a Polessi e trafiggerlo in maniera imparabile. Ribadiamo dunque, anche se c'è ancora, vediamo, nostro malgrado un attimino di nervosismo tra i giocatori di opposta fazione in campo, non ha motivo di esistere questo nervosismo, visto l'importante risultato conseguito dal team rosso-azzurro della cittadina delle Arance. E quindi ribadiamo qui dal Pino Buongiorno di Caltagirone, Caltagirone 0, Scordia 3, passivo pesante e meritato per i biancorossi, ma vittoria che va al team di Pensabene. È tutto, a domenica prossima.